Allora, fino a questo momento abbiamo analizzato il moto di un corpo rigido nel piano, dal punto di vista cinematico, relativamente alle velocità, alle accelerazioni e all'analisi della curvatura. Anche se in alcuni frangenti abbiamo fatto riferimento a dei meccanismi più semplici come il meccanismo di Cardano, come il quadrilatero articolato. Bene, ora invece incominciamo diciamo nel dettaglio l'analisi che riguarda i meccanismi. Allora, i meccanismi come sono composti? Innanzitutto sono dei sistemi di corpi rigidi e quindi sono composti da più corpi rigidi mutuamente vincolati tra loro in maniera opportuna, con un obiettivo che è quello della generazione di un certo movimento, ma in più generale di trasmettere potenza meccanica. Quindi ciò che vogliamo fare per il tramite di un meccanismo è la trasmissione di potenza meccanica, e quindi vogliamo trasmettere ed eventualmente trasformare il moto. È evidente che in questa categoria rientrano praticamente tutti i componenti di macchine, perché non abbiamo soltanto i sistemi articolati, abbiamo tutta la famiglia delle ruote dentate, rotismi ordinari, rotismi epicicloidali, i meccanismi a cavi, quindi trasmissioni a cinghie, paranchi, meccanismi a camme, e quindi tutte le tipologie che poi ci portano ai componenti di macchine. Allora, le prime macchine in passato sono nate chiaramente per aiutare l'uomo nelle operazioni, fino ad arrivare a sostituire l'uomo completamente, cosa che accade oggi appunto con le macchine automatiche. Ma noi ci concentriamo sui meccanismi in particolare, cioè quelli destinati alla trasmissione e trasformazione del moto. E quindi le prime macchine sono molto antiche. Sono molto antiche, ma diciamo che fino ad un certo punto non c'era un criterio ben definito nella progettazione delle macchine e quindi nella progettazione dei meccanismi. Vale a dire che molto era affidato all'ingegno dell'uomo. Diciamo, una prima schematizzazione è quella dovuta alle macchine semplici, no? Cioè il piano inclinato, la carrucola, la leva, no? I primi dispositivi. E quindi le macchine più complesse in qualche modo derivavano da un'opportuna combinazione di queste macchine semplici. Questo è stato un primo tentativo per aiutare il progettista, diciamo, ad arrivare alla soluzione, ok? Piuttosto che partire completamente da foglio bianco ed affidarsi unicamente all'intuito. Quindi l'intuito, l'ingegno, naturalmente è sempre di fondamentale importanza, ma ovviamente deve trovare terreno fertile e quindi ci vuole un opportuno background per stimolare l'ingegno. E quindi abbiamo bisogno di metodi, di criteri, e poi su questo ciascuno di noi chiaramente apporta il proprio contributo individuale. Bene, senza fare, diciamo, una cronistoria, ci vorrebbe un po' di tempo, puntiamo dritto a quello che ci interessa di più dal punto di vista ingegneristico. Diciamo che la prima svolta importante, che poi ha portato ad una schematizzazione di grande aiuto nella progettazione dei meccanismi e quindi nella progettazione delle macchine in generale, è dovuta a Franz Reloux, un professore tedesco che ha introdotto un approccio davvero interessante. Cioè ha introdotto il concetto di coppia cinematica, di catena cinematica e quindi di meccanismo. Ecco, è una cosa molto interessante perché dal punto di vista delle macchine, le macchine trasmettono potenza meccanica, quindi trasmettono appunto coppia velocità, quindi sia il movimento che forze, no? Il prodotto di forza e velocità ci dà una potenza. E quindi
le macchine sono in movimento, non sono delle strutture. Quindi andare a classificare una macchina in termini di singoli componenti non ha senso, non ha alcun significato. Cioè, se io immagino di smontare una macchina, oppure se vogliamo limitare l'attenzione ad un motore, per esempio, di un'automobile, lo smontiamo a pezzi e mettiamo sul tavolino singolarmente l'albero motore, albero a camme e così via, pistoni, manovella, manovella sarebbe l'albero motore, BL e così via. Singolarmente questi pezzi non hanno alcun significato, perché a noi interessa il movimento, ok? E allora l'idea geniale proposta da Franz Reuleaux è stata quella di considerare la coppia cinematica, cioè due pezzi vincolati tra di loro che sono caratterizzati, a secondo del tipo di vincolo, da un certo moto relativo. Va bene? Quindi la coppia cinematica rappresenta in qualche modo, diciamo un po', svolge il ruolo della molecola per le sostanze, no? Cioè la cellula elementare della macchina, che ha comunque, che conserva un proprio significato fisico, ok? E quindi a questo proposito ha introdotto questa classificazione di coppie cinematiche, immaginando di estrapolare da qualsiasi macchina, quindi l'approccio è assolutamente trasversale, e poi le macchine vengono anche classificate dal punto di vista della funzione, no? Infatti spesso si parla di progettazione meccanica funzionale, che la macchina svolge una funzione. Quale può essere? Tantissime. La lavatrice svolge la funzione di lavare. Un robot svolge una funzione di manipolazione. Una macchina utensile svolge la funzione di lavorazione, per esempio con asportazione di truciolo, pensiamo al tornio, pensiamo alla fresatrice, dentatrice, stozzatrice e così via, tutta la famiglia delle macchine utensili. Possiamo passare agli apparecchi di sollevamento, possiamo considerare le macchine da stampa, le macchine movimento terra, escavatori, bulldozer, pale meccaniche, tutto. Questa è la famiglia infinita delle macchine, che ciascuna di esse svolge una funzione, ma la progettazione che sta alla radice di questo discorso è la stessa come approccio, specialmente se facciamo riferimento al concetto di coppia cinematica. Consideriamo per esempio la cerniera, però la cerniera è più una denominazione propria degli strutturisti, quindi diciamo della scienza delle costruzioni, se volete. A noi piace più parlare di coppia rotoidale, no? La coppia rotoidale che poi tecnicamente viene realizzata mediante dei cuscinetti, quindi cuscinetti a rotolamento di vario tipo o cuscinetti a strisciamento che lavorano a secco, lubrificati, in condizioni di lubrificazione idrostatica, idrodinamica. Ecco, se consideriamo appunto l'esempio più semplice di coppia cinematica, vale a dire la coppia rotoidale è semplicemente composta da due corpi rigidi, portiamo avanti questa ipotesi ben sapendo che il corpo rigido è chiaramente un'astrazione che ci fa comodo nell'analisi cinematica e dinamica, astrazione, ipotesi che sarà opportunamente rimossa a valle della progettazione meccanica funzionale nel momento in cui passiamo al dimensionamento. Ma quello è uno step successivo, va bene? Quindi dicevo, la coppia rotoidale è costituita da due corpi rigidi che possono ruotare l'uno rispetto all'altro. Parliamo di moto relativo. Immaginate la cerniera di una porta smontata, comprata alla ferramenta, e quella è una coppia cinematica, una coppia rotoidale. Il moto relativo è una pura rotazione intorno all'asse appunto della cerniera ed ha un solo grado di libertà. Se questa cerniera la consideriamo nel piano, perché noi ci interessiamo quasi esclusivamente di meccanismi piani, praticamente abbiamo un solo grado di libertà e di conseguenza due gradi di vincolo, poiché in totale un corpo rigido nel piano presenta tre gradi di libertà. Ok? Bene, la coppia rotoidale la troviamo dappertutto, quindi anche in macchine
che svolgono funzioni completamente diverse. Quindi quando noi andiamo a progettare il meccanismo, questo è lo step primario, cioè quando partiamo nella progettazione da foglio bianco, cioè sulla base delle specifiche di progetto. Quali sono? Specifiche di progetto sono la funzione che la macchina deve svolgere, prima di tutto. Cioè, quale macchina stiamo progettando? Un escavatore, una macchina utensile o un apparecchio di sollevamento? Ovviamente lo dobbiamo sapere. Questa è la prima informazione di base. E poi ovviamente si va un po' più nel dettaglio per quanto riguarda gli ingombri e quindi dal punto di vista geometrico le velocità richieste, le accelerazioni, le forze, i carichi. Tutte queste informazioni rientrano nelle specifiche di progetto, cioè i dati del problema. E da lì, partendo da foglio bianco, non con il computer, ma con la matita, che si progetta con la matita, non con il computer. Il computer è utilissimo dopo, ma non in fase di ideazione della macchina, no? Ci sono dei libri che trattano conceptual design, cioè come arrivare in qualche modo al concepimento, lasciatemi dire, della macchina. A questo proposito, piuttosto che pensare partendo dal nulla, se noi pensiamo avendo a disposizione dei mezzi, cioè degli strumenti per arrivare allo schema della macchina che sia in grado di soddisfare le specifiche di progetto, ovviamente la soluzione sviluppata da me può essere diversa da quella sviluppata da lui o da un altro, naturalmente. Però se tutti condividiamo un approccio e dei metodi, naturalmente questo ci aiuta molto nel arrivare allo schema e quindi andare avanti con la progettazione. Bene, allora incominciamo a distinguere e a caratterizzare le coppie cinematiche intese come, ripeto, come cellula elementare di qualsiasi tipo di macchina, qualunque sia la funzione da essa svolta. Bene, le coppie cinematiche vengono distinte in coppie inferiori e coppie superiori. È opportuno padroneggiare un po' anche con le rispettive denominazioni in inglese, quindi coppie inferiori lower kinematic pairs e poi abbiamo le coppie superiori higher kinematic pairs. Allora, tra queste abbiamo prima di tutto la coppia rotoidale, che la rappresentiamo per esempio in questo modo. Il modo relativo è caratterizzato da un certo angolo, è costituito da due membri, coppia cinematica, e questa è semplicemente la coppia rotoidale. Abbiamo poi la coppia prismatica, che può essere tecnicamente realizzata in vario modo, ma l'importante è capire che lascia un solo grado di libertà. E questo grado di libertà è la pura traslazione di un membro rispetto all'altro. Come vedete, nessuno è considerato fisso nell'uno né nell'altro. Va bene? E abbiamo poi la coppia elicoidale, che non è nient'altro che un bullone con il proprio dado equivalente, oppure in più in generale equivale al meccanismo vite madre vite. Va bene? Allora, immaginando, diciamo, consideriamo il più semplice, un filetto a sezione
sezione quadrata o rettangolare. Questa è la vite, naturalmente è accoppiata con una madrevite che schematizzo in maniera molto semplice, esemplificata, diciamo, in questo modo. Quindi in italiano questa è la coppia trapezoidale prismatica elicoidale. In questo caso il moto relativo è un moto elicoidale. Moto elicoidale vuol dire che ho una traslazione e una rotazione, ma rotazione e traslazione sono accoppiate tra loro in modo tale da garantire comunque un solo grado di libertà, cioè il moto relativo presenta comunque un grado di libertà, perché nonostante io abbia traslazione e rotazione, questi due movimenti sono accoppiati tra di loro per il tramite del passo della vite. Ok? Tant'è vero che se noi andassimo a sviluppare, diciamo, rispetto al raggio medio, che è R, andiamo a tagliare questo cilindro aprendolo, otteniamo un triangolo rettangolo, dove questo è 2π R, cioè la circonferenza del cilindro medio aperto, e questo rappresenta il passo dove angola, l'angolo alfa, scusate, è l'angolo di inclinazione del filetto, va bene? E quindi io posso scrivere che la tangente di alfa, cioè l'inclinazione del filetto, per capirci, sarebbe questo angolo qui, è collegato al passo e al raggio della vite, naturalmente, e quindi è uguale a P diviso 2π R. Bene? Quindi abbiamo un grado di libertà, un grado di libertà, un grado di libertà. Queste tre sono le coppie cinematiche inferiori. Però per poterle caratterizzare dobbiamo aggiungere delle formazioni. Allora, i due corpi sono rigidi, ok? E il contatto tra i due corpi nell'accoppiamento è un contatto superficiale, cioè non è secondo un punto o secondo una linea, contatto teorico naturalmente, bensì è superficiale. Questa è una caratteristica importante che le distingue dalle coppie superiori. Ok? Infatti, nelle coppie superiori non abbiamo più un contatto superficiale, bensì abbiamo un contatto tra i due corpi della coppia cinematica che è secondo un punto o una
o un segmento. L'esempio più semplice è quello della ruota rotaia. Se immaginate la ruota di un treno, è assimilabile ad un corpo rigido, ruota rotaia, supponendo che questa abbia una forma cilindrica, in realtà una forma troncoconica per altri motivi, ma supponiamo che abbia una forma cilindrica, il contatto con la rotaia sarebbe secondo un segmento, quindi non è un contatto superficiale, per cui viene meno la condizione di appartenenza alla categoria delle coppie cinematiche inferiori. E questa è la coppia cinematica superiore. È un caso. Tra l'altro, qui in generale, cosa abbiamo? Abbiamo una rotazione ed una traslazione, ma a differenza di quanto accadeva nella coppia elicoidale, dove questi due movimenti erano accoppiati tra loro, in questo caso in generale non lo sono. Ok? Perché? Perché il contatto può in generale presentare dello strisciamento. Va bene? Quindi questa coppia cinematica superiore presenta in generale due gradi di libertà. Ok? Perché queste due variabili che caratterizzano il movimento di traslazione e di rotazione in generale non sono accoppiate tra loro. Lo diventano solo quando il contatto è di puro arrotolamento, ma quella è una condizione in più. Ok? Ok, questo è un esempio. Alla categoria delle coppie cinematiche superiori appartengono le ruote dentate, quindi vi disegno qualitativamente una, diciamo, due denti in presa. Ok? Anche in questo caso, come vedete, il contatto tra i denti, che poi vedremo essere dei profili coniugati, ma questo dovreste già saperlo naturalmente dalla meccanica applicata, il contatto è secondo un segmento. Ma ovviamente questo è vero per le ruote dentate a denti dritti, per le ruote dentate a denti elicoidali, le ruote coniche, insomma è sempre vero. E quindi le ruote dentate appartengono alla categoria delle cinematiche superiori. Ecco, questa famiglia in realtà è più ampia. Un altro esempio è quello delle leve oscillanti. Anche in questo caso abbiamo a che fare con una coppia cinematica superiore e consideriamo per esempio anche il meccanismo delle canne. Possono essere realizzati in vario modo, ma consideriamo l'esempio più semplice di una gamma con un meccanismo a gamma con punteria a piattello. Immaginiamo che questo sia il punto di contatto. Questo già rappresenta un meccanismo, come per la verità anche le leve oscillanti. Dove sta la coppia cinematica superiore? È qui. E qui c'è la coppia cinematica superiore. Ok? Nel caso dei meccanismi a canna. Ma noi possiamo avere una coppia superiore non soltanto quando ho il contatto tra due corpi rigidi che non è superficiale, ma anche quando uno dei due corpi rigidi, non è rigido. E quindi parliamo, per esempio, di una trasmissione a cinghie o di una trasmissione a cavi. Anche questo è un esempio di coppia cinematica superiore. Bene, da questa analisi
proposta, come dicevo, da Franz Reuleaux, si arriva al concetto altrettanto importante e conseguenziale a questo di catena cinematica. Attenzione a non confondere il concetto di catena cinematica con quello di meccanismo. La catena cinematica si ottiene come? Combinando in vario modo le coppie cinematiche. E possiamo avere delle catene cinematiche ad anello chiuso o delle catene cinematiche ad anello aperto. Noi siamo in particolare interessati in questo corso a quelle a catena chiusa. Quelle a catena aperta sono, per esempio, quella dei manipolatori robotici seriali, no? Però sono a più gradi di libertà. Bene, allora incominciamo a introdurre qualche esempio di catena cinematica e facciamo riferimento a catene cinematiche piane, quindi limitiamo il discorso al caso piano, non soltanto, per il momento facciamo riferimento alle catene cinematiche a quattro membri. Quindi catene cinematiche, allora uno ha quattro membri rigidi e facciamo riferimento alle coppie cinematiche inferiori. Allora le coppie cinematiche inferiori sono tre, mentre quelle superiori sono in numero n, queste sono tre. Ma se limitiamo il discorso ai meccanismi piani, e quindi alle catene cinematiche piane, è evidente che questa non c'è, perché questa proprio per le sue caratteristiche genera un moto tridimensionale, no? È un moto elicoidale e quindi non è contenuto in un piano, ovviamente. Per cui se facciamo riferimento alle catene cinematiche piane, questa qui non entra in gioco e quindi facciamo riferimento solo a queste due. Quindi morale della favola: le catene cinematiche generate dalle coppie cinematiche inferiori nel piano sono caratterizzate soltanto da queste due, quindi coppie rotoidali e prismatiche. Allora, qual è la catena cinematica più semplice a quattro membri? Conosciamo bene, è il quadrilatero articolato. Ma ho utilizzato in questo caso quattro coppie rotoidali, va bene? Perché se qui immaginiamo di tagliare, questa rappresenta una coppia rotoidale, questa rappresenta un'altra, questa ancora e ancora questa. Quindi combinando tra loro ad anello chiuso le quattro coppie rotoidali, io genero quella catena cinematica che è un quadrilatero articolato, perché ai vertici ci sono delle coppie rotoidali, cioè delle cerniere. Va bene? Ho utilizzato a tal fine appunto quattro coppie rotoidali, quindi questa è del tipo, potremmo dire, 4R, dove R sta per coppia rotoidale o revolute joint. Ora io mi posso divertire e posso utilizzare varie combinazioni tra coppie rotoidali e coppie prismatiche, giusto? Perché la scelta è limitata a queste due se faccio riferimento alle coppie inferiori e al caso piano. E allora posso pensare di introdurre una coppia prismatica. Va bene? Se introduco una coppia prismatica posso ottenere in generale una catena cinematica di questo tipo. Quindi ho una coppia rotoidale, una rotoidale, un'altra rotoidale e una prismatica. Questa catena cinematica la indichiamo con 3RP.
possiamo andare avanti e pensare di introdurre due coppie prismatiche piuttosto che una sola. E otteniamo, per esempio, questa catena cinematica dove abbiamo due coppie rotoidali e due coppie prismatiche. Molto importante lo schema, che dallo schema poi si risale via via al meccanismo fino ad arrivare alla macchina. Questa è una catena cinematica del tipo 2R2P, poiché è composta da due coppie rotoidali e due coppie prismatiche. Ma attenzione, perché noi possiamo avere anche delle combinazioni diverse. Io posso generare, come vedremo, una catena cinematica che è comunque composta da due coppie rotoidali e due prismatiche, ma ha una forma diversa. Vedete che qui sono consecutive RRPP, va bene? Ma io posso ottenere anche una soluzione di questo tipo, cioè RP, dove l'ordine rispecchia l'ordine delle coppie che incontro nel percorrere il loop nello stesso verso. Va bene? Se percorro il loop chiuso, ottengo RR, BP. Va bene? Invece lì la soluzione è diversa. Una catena cinematica di questo tipo può essere, per esempio, schematizzata in questo modo. Sono sempre quattro membri. Allora qui abbiamo la coppia rotoidale R, P, sono alternati, ok? RP, RP. Questo schema è diverso da questo, anche se presenta ugualmente due coppie rotoidali e due coppie prismatiche. E qui stiamo parlando di quattro membri. Possiamo andare avanti e andare a considerare, per esempio, le catene cinematiche a sei membri. Cioè la categoria degli esalateri. Va bene? In realtà ci sono anche le soluzioni ad 8, a 10 e così via. Naturalmente all'aumentare del numero dei membri il meccanismo diventa talmente complesso che oltre un certo limite naturalmente si diventa di scarso interesse pratico, applicativo. Bene, nelle soluzioni a 6 membri noi abbiamo due catene cinematiche fondamentali che sono la catena di Watt e la catena di Stevenson, che possono essere schematizzate in questo modo. In questo caso abbiamo anche due membri ternari. Ternari vuol dire che abbiamo due corpi rigidi con tre coppie cinematiche, quindi con tre coppie rotoidali. Questa è la catena di Watt, perché è lo schema della,
della catena cinematica da cui Watt ha derivato il meccanismo della macchina a vapore, quindi in suo onore viene denominata la catena di Watt. In maniera analoga abbiamo anche la catena di Stevenson, 6 membri, che è fatta in maniera leggermente diversa. Abbiamo ancora 2 membri ternari. Vedete, mentre qui la catena cinematica è divisa in 2 loop da 4 lati, questa è divisa in 2 loop, uno è a 4 e l'altro è a 5, quindi abbiamo un quadrilatero e un pentalatero. Questa è la catena di Stevenson. Ok? Dove Stevenson è comunque legato alla rivoluzione industriale, no? Perché dall'invenzione della macchina a vapore introdotta da James Watt, Stevenson ha progettato la locomotiva a vapore. Okay? E anche in questo caso questa catena cinematica è appunto derivata dal meccanismo di regolazione della locomotiva a vapore progettata da Stevenson. Bene, allora queste schematizzazioni sono di fondamentale importanza. Già solo da queste catene cinematiche noi possiamo derivare un numero notevole, notevole di meccanismi. Qual è il passaggio da catena cinematica a meccanismo? Come vedete qui non c'è nessun membro fisso, cioè non c'è telaio. Ok? E quindi la catena cinematica diventa meccanismo nel momento in cui uno dei membri, uno qualsiasi, viene considerato telaio e quindi viene fissato. Va bene? E allora partiamo dal caso più semplice, cioè dal quadrilatero articolato. Dal quadrilatero articolato quanti meccanismi possiamo derivare? 4. Perché noi possiamo decidere di considerare telaio questo e otteniamo un quadrilatero articolato. Possiamo ritenere di considerare telaio questo, otteniamo ancora un quadrilatero articolato, ma la legge di moto è completamente diversa. E analogamente questo o questo. Quindi ho 4 possibilità nella scelta del telaio. Va bene? E quindi posso derivare, come conseguenza, data una catena cinematica, 4 meccanismi. Attenzione, il quadrilatero articolato è la soluzione, diciamo, più semplice, ma cambiando leggermente le dimensioni delle aste, noi possiamo fare tantissime cose, perché la legge di moto cambia completamente. La legge di moto, tra ingresso e uscita, cambia la legge di moto della biella, cambiano le traiettorie del piano mobile associata alla biella, semplicemente cambiando leggermente le dimensioni, cioè dimensioni intese in senso cinematico, quindi le lunghezze delle aste. Va bene? Per quanto riguarda la seconda catena cinematica, anche lì possiamo ottenere diversi meccanismi e così per tutte le altre. Però prima di andare avanti in questo senso io voglio parlare di gradi di libertà, no? Perché fino ad ora stiamo dicendo che ha 1 o 2 gradi di libertà, però l'approccio naturalmente deve essere rigoroso e dobbiamo disporre di un metodo, di un criterio che ci consente di verificare se un meccanismo ha 1 o più gradi di libertà. Va bene? Bene, a questo proposito quindi andiamo ad analizzare
quello che è conosciuto come il criterio di Grubler. Il discorso che sta alla base del criterio di mobilità di Grubler è fondamentalmente abbastanza semplice, ma molto efficace. Allora, se noi andiamo a considerare il moto di un corpo rigido nel piano, cosa che abbiamo analizzato con un certo dettaglio, e quindi omega xi eta è il sistema di riferimento solidale al nostro corpo rigido, noi sappiamo che la posizione di questo corpo rigido e di conseguenza di questa terna ad esso attaccata è definita da tre parametri, scusate, questo è omega, da tre parametri, dove questo è x omega, y omega e l'angolo theta. Questi sono i tre parametri. Quindi in generale un corpo rigido nel piano presenta tre gradi di libertà, ha tre possibilità di movimento, due traslazioni secondo xy e una rotazione intorno all'asse z perpendicolare al piano della lavagna. Ok? Bene, questo riguarda il singolo corpo rigido. Nel momento in cui parliamo di meccanismi e quindi di sistemi di corpi rigidi, è evidente, come abbiamo già schematizzato in quelle catene cinematiche a 4-6 membri, noi abbiamo più corpi rigidi, naturalmente. Quindi se noi ne mettiamo un altro qui, per esempio, qui avremo un'altra terna di riferimento, ne mettiamo un altro qui con un'altra terna di riferimento associata, e per ciascuno di questi, considerati liberi per il momento, nel piano abbiamo tre gradi di libertà, no? Quindi 3 gradi di libertà qui, 3 gradi di libertà per quest'altro membro, altri 3 per l'altro e così via per n membri, no? Perché il meccanismo può essere in generale costituito da un certo numero di membri, cioè di corpi rigidi, per il momento considerati liberi. Oh, è chiaro che nel momento in cui parliamo di meccanismi, l'abbiamo appena detto, dalla catena cinematica otteniamo un meccanismo nel momento in cui uno di quei corpi lo assumiamo come telaio, quindi fisso, va bene? Quindi in questo numero n di corpi che costituiscono il meccanismo ne andiamo a considerare uno fisso, per esempio, e quindi questo non ha più tre gradi di libertà in quanto è fisso, va bene? Allora, come faccio a computare il numero di gradi di libertà complessivo? È molto semplice. Quindi possiamo dire che n sarà uguale a 3 per n-1, dove n è il numero di corpi rigidi, è il numero di corpi rigidi che costituiscono il meccanismo, va bene? Meno 1, perché 1 è il telaio, moltiplicato per 3, perché tutti nel piano hanno 3 gradi di libertà, se sono liberi, a meno del telaio, che è fisso e non ha nessun grado di libertà, va bene? Quindi questo 3 per n-1 corrisponde al numero di gradi di libertà totali dell'insieme dei corpi rigidi che costituiscono quel particolare meccanismo, va bene? Ma è ovvio che così non ha senso, perché abbiamo anche detto che un meccanismo deriva da una catena cinematica e la catena cinematica deriva da una combinazione di coppie cinematiche che rappresentano dei vincoli, quindi sono mutuamente vincolati in qualche modo, va bene? Tramite una di queste, parliamo di due corpi, coppie cinematiche. Quindi è ovvio che ai gradi di libertà totali devo andare a sottrarre i gradi di vincolo, che sono dettati da chi? Dalle particolari coppie cinematiche che ci sono in quel particolare meccanismo. Siccome nel piano il discorso è abbastanza semplice, perché come abbiamo detto nel piano se ci limitiamo alle coppie inferiori abbiamo solo due, quindi o rotoidale o prismatica, ma siccome il moto relativo sia in quella rotoidale
che in quella prismatica è ad un solo grado di libertà, pura rotazione, pura traslazione, qual è il grado di vincolo? È 2, che sarebbe 3 meno 1. Se rimane un solo grado di libertà, vuol dire che gli altri due possibili in generale, nel piano, sono vincolati. Quindi qui vado a sottrarre i gradi di vincolo che li posso calcolare in questo modo. 2, che è un numero fisso, perché sia per la coppia rotondare che prismatica abbiamo un grado di vincolo 2, moltiplicato per il numero di coppie rotondali o prismatiche. Va bene? Cioè, lo indichiamo con J. Ma noi vogliamo una formula che sia un po' più generale, no? Cioè che vada a comprendere in qualche modo anche le coppie superiori, perché come visto ci sono le ruote dentate, ci sono i meccanismi a canne, ok? E quindi dei meccanismi importanti, di grande interesse dal punto di vista pratico. Per cui ci serve una formula che tenga conto anche di questo, perché capita di frequente avere, diciamo, in un meccanismo, in una macchina, la presenza di coppie superiori. Ma nel caso della coppia superiore, immaginiamo la ruota rotaia, che è l'esempio più semplice. Come detto prima, io ho nel piano in generale due gradi di libertà. Due gradi di libertà che possono diventare uno nella condizione di puro rotolamento, condizione che spesso viene accettata date le particolari condizioni al contatto. Tuttavia, in generale, qui scriviamo meno H, H che ricorda un po' Higher Kinematic Pairs, quindi la denominazione in inglese coppia superiore. Ok? Bene, complessivamente quindi questi due termini tengono conto dei gradi di vincolo. E questi sono i gradi di libertà. Bene, se noi cerchiamo dei meccanismi che presentano un solo grado di libertà, noi possiamo imporre che n sia uguale a 1. Okay. Se n grande è uguale a 1, che cosa otteniamo? Abbiamo appunto 1 meno 3n più 3 più 2j più h uguale a 0. Se ci limitiamo per il momento a considerare soltanto la presenza di coppie inferiori, otteniamo in sostanza 4 meno 3n più 2j uguale a 0. Questa è la condizione che deve essere rispettata per avere un numero di gradi di libertà uguale a 1. Quindi n è il numero di membri, j è il numero di coppie rotoidali o prismatiche. Quindi posso combinare in vario modo il numero di membri e il numero di coppie cinematiche inferiori nel piano, ma questa deve essere rispettata se vogliamo avere un solo grado di libertà. Ok? Bene. Allora, possiamo fare a questo proposito degli esempi, e se per esempio andassimo a considerare per assurdo n uguale a 2 con j uguale a 2 per le sole coppie rotoidali, stiamo parlando di un accoppiamento in effetti di questo tipo. Ok?
Quindi che cosa abbiamo? Non abbiamo A che è uguale a 0 perché sono soltanto coppie inferiori, quindi otteniamo che N è uguale 2 meno 1, quindi qui abbiamo 3 meno 4, cioè questo è uguale a meno 1. È uguale a meno 1 vuol dire che è sopravincolato, ok? Cioè un sistema iperstatico in sostanza, se usiamo una terminologia proveniente dalla scienza delle costruzioni, no? È sopravincolato perché ho due cerniere. Se andassimo ora a considerare n uguale a 3 e j uguale a 3, che cosa otteniamo? Beh, andiamo a riapplicare la formula del Grubler e quindi abbiamo 3 per 2, 6, meno 6 uguale a 0. Questo non è sopravincolato, ma diciamo, sempre usando terminologia della scienza delle costruzioni, è staticamente determinato, cioè otteniamo una situazione di questo tipo. E questo è il classico arco a tre cerniere, va bene? Che è staticamente determinato, ma come grado di libertà è zero. Certo, l'arco a tre cerniere non si deve muovere, no? Se lo usiamo come struttura. Ok? Quindi parliamo ancora di sistemi di corpi rigidi, ma il nostro approccio è diverso, perché noi vogliamo progettare le macchine, non le strutture. Le strutture non si devono muovere, ovviamente, le macchine sì, perché devono trasmettere potenza meccanica. Va bene? E quindi naturalmente questo elemento ha 0 gradi di libertà. E quindi noi arriviamo che per n uguale a 4 e j uguale a 4, guarda caso, otteniamo 9 meno 2 per 4, 8, che è uguale a 1, ed è proprio la soluzione che corrisponde al quadrilatero articolato. Quindi per ottenere un sistema con un grado di libertà, noi ci proviamo a semplificare le cose, quindi a utilizzare un numero inferiore di membri, ma come vedete non funziona. Quindi ce ne vogliono 4, altrimenti non riusciamo ad ottenere un grado di libertà. Ok? Oh, in realtà potremmo anche andare avanti e considerare come ultimo esempio, in questo caso, n uguale a 5 e j uguale a 5. Se così fosse, quanto sarebbe n? Sarebbe 3 per 4, 12, meno 2 per 5, 10, cioè è uguale a 2. In questo caso è troppo, perché abbiamo due gradi di libertà. Infatti, se noi andiamo a considerare un pentalatero articolato, ovviamente è abbastanza intuitivo capire che questo ha due gradi di libertà. Va bene? Quindi la catena cinematica di interesse è questa, e non a caso l'abbiamo anche sviluppata introducendo in vario modo la coppia prismatica per ottenere appunto quelle catene cinematiche. Ma vogliamo fare anche degli esempi che riguardano l'applicazione di questa formula a meccanismi un po' più complessi. Per esempio, questo meccanismo che prevede l'utilizzo anche di coppie superiori. Immaginiamo di considerare appunto un meccanismo a camme con la punteria a rotella piuttosto che a piattello, e abbiamo
una catena cinematica di questo tipo. La normale applicazione di questa catena cinematica è quella per la quale questo membro diventa telaio. Va bene? Quindi andiamo a contare. Questo è 1, la gamma è 2, la rotella è 3, la punteria è 4. Quindi abbiamo ancora 4 membri. Però qui è presente una coppia rotoidale, qui abbiamo un'altra coppia rotoidale, questa è una coppia prismatica e in questo contatto abbiamo una coppia superiore. Ok? Andiamo a vedere quanti gradi di libertà ha questo meccanismo e applichiamo questa relazione che, come vedete, è estesa in considerazione anche delle coppie cinematiche superiori. Allora, n è uguale a 3 per n-1, ma abbiamo 4 membri, quindi 4-1, meno 2 per il numero di coppie cinematiche inferiori, cioè rotoidali e prismatiche. Quante ce ne stanno? 3. 2 rotoidali e una prismatica, quindi 2 per 3, meno il numero di coppie superiori. Quante ce ne sono? Una soltanto. Qui abbiamo 3 per 3, 9, 2 per 3, 6, e 1, 7, quindi 9 meno 7, 2 gradi di libertà. Ci troviamo appunto di fronte ad un meccanismo che presenta 2 gradi di libertà. Questo non deve sembrare strano, perché questa soluzione spesso si adotta nelle soluzioni tecniche, per esempio negli alberi a canne dei motori a combustione interna, con l'obiettivo appunto di andare ad eliminare, per esempio in questo caso abbiamo un contatto di strisciamento. Strisciamento significa anche usura, ok? E questo non ci fa molto piacere, oltre che riduzione del rendimento, perché le forze di attrito lavorano e quindi, dando un contributo energetico, naturalmente fanno abbassare il rendimento. Rendimento vale a dire che la potenza in uscita è inferiore, potenza meccanica è inferiore a quella in ingresso. Perché? Perché una parte se n'è andata in riscaldamento, no? Le forze di attrito compiono un lavoro che poi si trasforma in calore, che è una forma di energia più degradata rispetto all'energia meccanica. E allora, per ovviare a questo inconveniente, spesso si utilizza una rotella in modo tale da trasformare questo contatto da un contatto di strisciamento in un contatto di rotolamento, di puro rotolamento. Poi non sarà esattamente così, ma sicuramente si progetta in modo tale da avvicinarsi il più possibile a una condizione di puro rotolamento. Va bene? Se questo contatto fosse realmente di puro rotolamento, va bene? E allora qui il grado di vincolo diventa doppio, perché, ritornando al caso della ruota rotaia, x e teta in puro rotolamento sono accoppiati tra di loro, tant'è vero che noi abbiamo visto nella cinematica che in puro rotolamento questo qui è centro di istantanea rotazione. Se è centro di istantanea rotazione, vuol dire che la velocità di questo punto è legata alla velocità di rotazione, sarebbero le derivate prime di questi due parametri. Cioè, cosa posso scrivere in condizioni di puro rotolamento? Posso scrivere che x punto è uguale a teta punto per r, dove r è il raggio della ruota. Quindi ho un legame, non sono più indipendenti tra di loro in condizioni di puro rotolamento. Questo sta a confermare che anche in questo caso, se il contatto fosse di puro rotolamento, noi perdiamo un grado di libertà, poiché viene aggiunto un grado di vincolo. Va bene? Quindi, nella condizione di puro rotolamento, questo diventa ad un grado di libertà.
continuiamo a considerare un esempio di sistema articolato un po' più complesso e andiamo a valutare anche per esso il numero di gradi di libertà. Consideriamo per esempio un manovellismo a biella madre e bielletta. Questo è il classico manovellismo ordinario centrato. Ma noi potremmo avere due cilindri, immaginate un motore a V, molte motociclette sono bicilindriche con motore a V, ma possiamo avere anche dei motori di camion molto più potenti a 16 cilindri, per esempio, 8 e 8, o a 12, 6 e 6 a V. Bene, questa è una soluzione. Immaginiamo di avere una situazione di questo tipo. Questa è la biella madre e questa è la bielletta, però c'è un'unica manovella, quindi con lo stesso albero motore io vado a trasmettere il moto su due pistoni che a loro volta si muovono all'interno di due cilindri, cilindri a V, e questo è dettato da questo angolo qui formato tra gli assi dei due cilindri. Va bene? Allora, quanti gradi di libertà ha questo meccanismo? Lo vogliamo verificare applicando il criterio di Gruble, perché più le cose diventano complicate e meno sono intuitive naturalmente, e quindi se non disponiamo di un criterio non riusciamo a capire se ha un grado o più gradi di libertà. Andiamo a vedere. Allora, questo è il telaio, l'albero motore, quindi la manovella la indico con 2, 3 è la biella madre, questo primo pistone 4, 5 la bielletta, 6 l'altro pistone. Quindi abbiamo 6 corpi rigidi, compreso il telaio. Va bene? Andiamo ad applicare la solita formuletta, 3 per 6 meno 1, meno i gradi di vincolo. I gradi di vincolo abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 coppie rotoidali e 2 coppie prismatiche, quindi 5, 2, 7, ok? Ciascuno ha 2 gradi di vincolo per 7, 3 per 5, 15, meno 14 e 1, abbiamo un grado di libertà. Oh, attenzione, perché questa, come probabilmente sapete anche dal corso di scienza delle costruzioni, è una condizione necessaria, ok? Per diventare sufficiente dobbiamo avere l'allineamento dei centri di istantanea rotazione, ok? Ecco. E allora da questa considerazione andiamo appunto ad analizzare il teorema di Arnold Kennedy. Nel momento in cui abbiamo a che fare con un meccanismo che è costituito da più corpi rigidi, quanto detto fino ad ora nelle precedenti lezioni è chiaramente vale per ciascuno di questi corpi rigidi che compongono il meccanismo. Cioè, cosa voglio dire? Ho un centro di istantanea rotazione per ciascuno di essi nel moto assoluto, e poi ci sono dei centri di rotazione nel modo relativo di ciascuno di essi rispetto a tutti gli altri, e quindi il discorso diventa complicato, diventa complicato, ma ovviamente disponendo degli opportuni metodi riusciamo a risolvere il problema. Certo, abbiamo bisogno di qualcosa in più. Allora, quanti sono tutti i centri di istantanea
istantanee rotazioni possibili, per esempio in questo meccanismo, o in un meccanismo costituito da n membri. Non è immediato, perché come centri assoluti ne abbiamo 6, anzi 5 perché uno è telaio, va bene? Quindi 5 centri di istantanea rotazione nel moto assoluto rispetto al telaio. Però poi ci abbiamo quello di 2 rispetto a 3, che è questo, di 2 rispetto a 4, di 2 rispetto a 5, di 2 rispetto a 6, di 6 rispetto a 3 e così via. Tutte le combinazioni possibili. Non è immediato, però siccome conosciamo un po' di calcolo combinatorio, possiamo risalire a questo in maniera abbastanza semplice. Ecco, nel calcolo combinatorio noi abbiamo quindi n membri, ma i centri di rotazione fanno riferimento al modo relativo di un membro rispetto all'altro. Quindi abbiamo questo insieme K, vabbè, in generale la formuletta ricorderete che è uguale a nk, che è uguale ad n fattoriale diviso k fattoriale per n meno k fattoriale, in generale, proveniente dal calcolo combinatorio. Nel caso specifico questo k è un numero fisso, perché come dicevo prima noi andiamo a considerare il centro di istantanea rotazione nel modo relativo di uno rispetto all'altro, cioè a coppie. Quindi K è sempre uguale a 2 in questa particolare applicazione. Ma se K è uguale a 2, questa la possiamo esplicitare, questo N fattoriale lo posso esplicitare in che modo? Andiamo a vedere. Allora qui ho 2 fattoriale che è 2, sarebbe 2 per 1, e questo sarebbe N meno 2 fattoriale. Sopra abbiamo n fattoriale che è uguale ad n per n meno 1 per n meno 2 e mi fermo qui, fattoriale, giusto? N per n meno 1 per n meno 2 fattoriale. Perché mi conviene fermarmi qui? Perché questo si semplifica e ottengo come risultato n per n meno 1 diviso 2. Quindi se volessimo applicare questa formula qui per andare a quantificare il numero di centri di istantanea rotazione in tutte le combinazioni possibili, questo numero, chiamiamolo con P per esempio, è uguale, abbiamo visto, ad n per n meno 1 diviso 2. Applichiamolo in questo caso. P uguale, n sarebbe 6, per 6 meno 1, diviso 2. 5 per 6, 30, diviso 2, 15. In questo meccanismo abbiamo 15 possibili centri di istantanea rotazione assoluti relativi in tutte le possibili combinazioni. Questa è la formuletta, quindi, che dobbiamo tenere a mente quando abbiamo l'esigenza di andare a trovare tutti i possibili centri di istantanea rotazione. Allora vi dico subito che solitamente nell'analisi cinematica noi abbiamo bisogno dei centri assoluti, quindi solitamente non abbiamo bisogno di trovarli tutti, ok? Ma nella progettazione, ossia nella sintesi cinematica, a volte può risultare utile ricavarne alcuni che riguardano i moti relativi piuttosto che i moti assoluti. Ma questo lo capiremo andando avanti nel corso. Bene, a questo punto andiamo a considerare il teorema di Arnold Kennedy e andiamo a dimostrare appunto questo teorema, ok?
Allora, questa formuletta la riscrivo qui, quindi P è uguale ad N per N meno 1 diviso 2, e andiamo avanti con la dimostrazione del teorema di Kennedy. Ci vogliamo fermare un attimo? Sì.